Una cosa mi piacerebbe essere: una cristiana vera, autentica, di quelle che danno fino in fondo. Non voglio e non posso rimanere analfabeta di un così straordinario messaggio. Come per me è facile imparare l'alfabeto, così deve esserlo anche vivere il Vangelo. I ricordi più belli di Chiara io ce li ho qua in questo bar. Noi ci trovavamo alla sera, soprattutto le giornate dove non si faceva scuola. Chiara era un tipo allegro, io me la ricordo la sua risata, io ho nelle orecchie sempre la risata di Chiara. Una ragazza piena di vita, una bella ragazza, altruista. È un po' il mio nido, Sassello, ma arriva il momento di lasciarlo per spiccare il volo, per andare al liceo, dal paese traslochiamo in città, a Savona. È un bel salto, mi viene tanta nostalgia. E anche a scuola ci sono subito difficoltà. Ma poi anche nella nostalgia posso continuare a vivere il Vangelo. E così io ci provo, e per fortuna che ci sono le Jen a tenermi su di morale. Con loro condivido tutto, e andare avanti insieme mi dà più forza. Una difficoltà che trova Chiara quasi immediata è con la scuola, nel senso che lei era molto decisa a iniziare il liceo classico, iniziava la quarta ginnasio ed era molto entusiasta anche della scelta. Probabilmente l'insegnante già subito dopo 2 mesi aveva convocato i genitori dicendo che forse non era stata la scelta azzeccata questo indirizzo di studio e quindi aveva cercato di far cambiare scuola a Chiaretta, mentre invece Chiaretta era molto convinta, quindi è andata avanti per la sua strada, e questa cosa probabilmente ha creato molte difficoltà nei confronti di questa insegnante, quindi lei ha avuto poi comunque sempre più difficoltà con la scuola, anche con altre materie, e quindi poi alla fine i risultati non sono arrivati ed è stata bocciata. Bocciata, un dolore grandissimo. Ci è voluto tempo per riprendermi un pochino, e ancora oggi quando ci penso mi viene un po' da piangere. È proprio questo fallimento a farmi capire però una cosa fondamentale che avevo sentito da Chiara Lubich anni prima: che non ci può essere gioia se non si affronta il dolore come ha fatto Gesù sulla croce, che si sentiva abbandonato dal Padre. E io adesso voglio sceglierlo come mio primo sposo e prepararmi con gioia per quando viene. Dopo la bocciatura è così. Subito noi pensavamo di non farle fare la vacanza, però poi il papà della Chica, Michele, ha detto: ma non dovete castigarla anche voi, perché ha già avuto questo castigo. Con Chiaretta ci eravamo messi d'accordo prima ancora della fine della scuola di fare una vacanza insieme in Spagna, e abbiamo passato giorni bellissimi. Chiaretta adorava il mare, io anche, quindi ci facevamo un sacco di nuotate, io le insegnavo a fare i tuffi, foto, e poi andavamo a fare la spesa cercando di barcamenarci con la lingua, no? E poi però anche lì alle 19 sempre, ancora con i capelli bagnati di corsa, proprio fino all'ultimo stavamo alla spiaggia, però si andava anche lì a messa, no? Perché sentivamo che anche quello era un appuntamento che non potevamo saltare, perché comunque sentivamo che Gesù ci seguiva ed era una parte fondamentale della nostra vita. Chicca e Chiara si sentivano più che sorelle, quasi gemellate in senso assoluto, al di là del fatto che si scambiavano i vestiti perché più o meno avevano la stessa taglia. C'era qualcosa di più profondo. Probabilmente però erano unificate da un vedere la vita e da una scala di valori che era assolutamente identica per entrambe. Ci raccontavamo i nostri sogni, come mi ricordo che Chiaretta diceva che avrebbe voluto fare la pediatra, magari andare in Africa a curare i bambini di là, ma anche per esempio le piaceva fare l'hostess, magari a viaggiare, fare grandi viaggi, no? Inizia il nuovo anno e lei volta pagina, raramente ritorna a raccontarci di aver subito un'ingiustizia, e lei l'aveva accettata, basta. Era una ragazza vivacissima, molto amata, con molti pretendenti, che sapeva veramente ascoltarti in silenzio, senza nessuna interruzione, perché in quel momento, mentre tu le raccontavi qualcosa, contavi solo tu.
Non camminerò più. La mamma mi ha detto: Gesù ti ha tolto le gambe, ma ti ha messo le ali. Non parlava mai di Gesù, di Dio. Viveva il Vangelo concretamente. Ti accoglieva con un sorriso nella sua stanza e ho saputo solo dopo quanto le costasse star seduta, nonostante i dolori atroci che aveva le gambe. E anche psicologicamente l'incontrare noi compagni di scuola significava per lei ritornare a contatto con tutto quello che sapeva di dover lasciare, perché lo sapeva che avrebbe perso, no, questa parte. Sapere di perderli mi fa male. Mi addolora essere uscita dalla vita dei miei amici. Come avrei voluto fermare quel treno in corsa che mi allontanava sempre più da loro. Un altro mondo mi attendeva e non mi restava che abbandonarmi. Mi sento avvolta in uno splendido disegno che a poco mi si svela. Mi sono ricoverata, come spesso devo fare, per qualche giorno. Non si trattava solo di una semplice visita, ma di qualcosa di più, perché stavamo entrando in sala operatoria. E la paura era anche tanta. Ho capito che si trattava di un piccolo intervento, con anestesia locale, niente di speciale, ma ero anche un po' impaurita perché non avevo capito bene di cosa si trattava. Ma è stata un'esperienza bellissima, perché quando i dottori hanno iniziato a fare questo piccolissimo intervento, fastidioso ecco un po', è arrivata una persona, una signora, con un sorriso luminosissimo, bellissima, che si è avvicinata a me, mi ha preso la mano e mi ha fatto coraggio. A un certo punto, come è arrivata, è sparita. Io non l'ho più vista, ma sono stata invasa da una gioia grandissima. E mi è scomparsa la paura. Mi sembrava un angelo che la Madonna mi aveva messo vicino. Un momento di Dio profondissimo. Mi ha lasciato un senso di pace interno, soprattutto perché si vede che la pace interiore che lei aveva è riuscita anche a donarla agli altri. Ho voluto proprio che il mio rapporto con Chiara non fosse solo un ricordo chiuso in un cassetto, perché non ci sta, perché è vita che continua. Il suo carattere comunque, la sua testardaggine, il fatto che non si arrendeva mai mi ha colpito. Era una bambina normale come tutte le altre, però aveva una cosa diversa, che sapeva sempre amare quello che gli stava vicino, pure il nemico. E mi piace lei e voglio essere pure io così. È stata un'autentica testimone dell'amore di Dio. Chiara Luce proprio mi ha lasciato speranza, forza, coraggio. Mi fa credere che si può andare avanti, che si può vivere in modo diverso. Capendo che se lei ha vissuto così bene, anche io posso provare a vivere così, il rapporto con Dio così vicino anche. E come il suo segreto fosse nella semplicità di vivere ogni momento per chi era intorno a lei. No? Nonostante il corpo stesse male, non si può muovere, il cuore è sempre capace di amare. Sicuramente è una fortissima testimonianza del fatto che la santità è possibile anche ai giorni nostri e tra i giovani della nostra generazione.